finalmente finita. È finalmente finita. Mi riferisco alla finale del mondiale perché l'Argentina, l'albiceleste, è ufficialmente campione del mondo. E do tantissimo. 4-2 ai calci di rigore. Sono veramente contentissimo che l'Argentina abbia vinto. Super contento. Ma ragazzuoli, calma. Intanto, ciao a tutti, come state? Fatemi sapere la vostra opinione qui nei commenti. Inizierò proprio subito così. E se volete supportarmi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò, perché il mondiale è finito ed è finito in bellezza, è finito pienamente in bellezza. Grazie Francia, grazie Argentina, ovviamente mi riferisco per lo spettacolo che ci hanno dato, per lo spettacolo che c'è stato in questa partita, in questa finale del mondiale che verrà ricordata, questa finale è entrata pienamente nella storia per quel che è successo dall'inizio fino alla fine. È stato qualcosa di incredibile. Comunque, ragazzi, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, come detto, attivando la campanella e lasciate un bel like. E come detto inizialmente, commentate dicendomi la vostra di opinione qui sotto nei commenti, che sono pienamente curioso nel sapere pur la vostra qui sotto nei commenti. E vi lascio il link dei miei altri social network. Seguitemi e grazie mille per chi lo farà. E inizierei subito, ma subito. Argentina-Francia, ovviamente. Sempre di Maghreb. E perché è successo anche contro il Marocco, in Francia-Marocco, ma comunque un odio veramente stratosferico sulla Francia. E sono contento che abbia vinto l'Argentina. E di più contento perché ha segnato un giocatore che gioca nella squadra in cui tifo, cioè Angel Di Maria, che è stato semplicemente, meravigliosamente fenomenale. Fenomenale come è stata tutta l'Argentina. E non era come è stata pienamente tutta l'Argentina. Voglio, per gli 80 minuti ha tenuto filo l'Argentina. Per 80 minuti, per quasi gli 80, per quasi 80 minuti. Ma poi se n'è uscito un Mbappé nel finale. Se n'è uscito un Mbappé nel finale, che ha sigillato la bella doppietta, neanche un minuto, neanche proprio un minuto, diciamo neanche, sì, un minuto e qualcosina, e ha messo sul pareggio, e il tutto ha portato ai tempi supplementari, alla tripletta di Mbappé, al gol di Lionel Messi, ai calci di rigore, dove Montiel ha tirato quello decisivo. Mamma mia, è stata, ripeto, l'ennesima volta, è stata una partita bellissima, veramente bellissima. Grazie per questo spettacolo che ci avete dato. Mamma mia, poi l'organizzazione in Qatar hanno fatto un capolavoro. È stato fatto veramente, l'organizzazione è stata perfettamente, meravigliosamente unica, amorevole, piacevole sotto ogni punto di vista. La premiazione, ho visto la premiazione, è stato un qualcosa di fenomenale, di bellissimo, di veramente molto, 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 molto bello il tutto. Il tutto, sin dalla prima partita fino all'ultima partita, che è stato veramente uno spettacolo, ci hanno dato spettacolo. Mi riferisco all'inizio della partita, la presentazione della partita, la premiazione dell'Argentina quando l'hanno premiata. Complimenti al Qatar, complimenti a chi ha organizzato questo, complimenti al Qatar, sì, complimenti al Qatar, veramente. Contento perché ci siamo pienamente divertiti. Peccato adesso che il mondiale è finito, dispiace che il mondiale è finito. La vita è così. La vita è così, ci siamo pienamente tanto ma tanto divertiti, molto molto divertiti. Ovviamente anche io mi sono tantissimo divertito nel vedere la mia nazionale marocchina al Maghreb, il Marocco, ovviamente, orgogliosissimo, l'ho ripetuto 6.000 volte nei miei scorsi video. E comunque, dicevo, sulla partita, a parere mio è stata, come dicevo, una bella partita. Scaloni, la partita è andata sul...
su tipi supplementari, perché Scaloni in primis ha sbagliato i cambi. Un Angel Di Maria io non l'avrei pienamente tolto. Angel Di Maria ha fatto dei cambi insensati, sinceramente. Insensati, perché Angel Di Maria l'ha tolto il 53esimo, poi De Paul ha dato pienamente. Fenomenale, De Paul è stato fenomenale. Pare mio, l'unico sbaglio che ha fatto Scaloni nei cambi è stato Angel Di Maria. Togliere Angel Di Maria perché era stra informissima. Era stra mega informissima. Poi la Francia che se ne esce nei minuti finali, dove nei minuti finali la Francia perché se ne è uscita così? Perché l'Argentina si era visto che. A parere mio, a mio punto di vista, parlo, poi ditemi la vostra, e che era data già per vinta, si sono sciolti, e quel scioglimento che è avvenuto dell'arbitrceleste, da parte degli argentini, della nazionale argentina, dei giocatori, ha portato a questo risultato, cioè al pareggio, e poi ai tempi supplementari, minuti finali veramente, sono stati, per me anche, sempre parlo di me personalmente, sono stati di una tensione, mamma mia, poi figuriamoci se c'era il Marocco, in che condizioni, non vi racconterei in che condizioni sarei stato, sicuramente, se fosse stata Argentina-Marocco in queste condizioni, ma ovviamente orgogliosissimo, orgogliosissimo e contentissimo per quel che ha fatto al Maghreb. E niente, non aggiungerei veramente nient'altro che dirvi per l'ennesima volta. Sono pienamente, ultimissime cose, sono pienamente contentissimo per la vittoria dell'Argentina. Ci avete, grazie, grazie dello spettacolo che ci avete fornito. Godo, 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 godo tantissimo, ma tantissimo, ma tantissimo, infinitivamente per la vittoria dell'Argentina e che la Francia non abbia vinto. Il mondiale, poi in complessivo hanno meritato, poi ovviamente i rigori non esiste, io sono più forte di te o tu sei più forte di o tu sei scarso, assolutamente no, assolutamente non è stato fenomenale Martinez, è stato fenomenale Lloris, Tchouaméni e Coman, o come cazzarola si dice, ha sbagliato il rigore, Dybala ha segnato pure il rigore, contentissimo che è stato partecipe della vittoria dell'Argentina per campione del mondo, nell'andare ad essere campione del mondo, e Montiel ha deciso il tutto. E niente, ragazzuoli. Complimenti all'Argentina, Gonzalo Ariel Montiel è un calciatore argentino, difensore delle Siviglia. Dai, basta così. Io un saluto, un grandissimo abbraccio, ci siamo tutti sicuramente divertiti nell'aver visto uno spettacolo del genere, in primis parlo di questa partita, ma in complessivo mancheranno i mondiali, ma adesso tornano i campionati, torna la Serie A, tornano i campionati e niente, dai, un grandissimo saluto, è un grandissimo abbraccio, complimenti all'Argentina, godo per la sconfitta della Francia, complimenti all'Argentina, godo tantissimo, contentissimo, contentissimo, super ma super, contentissimo, poi un attimo, perché? Cioè, concludo e faccio così, Mbappé che ha vinto miglior marcatore, Messi miglior giocatore, Martinez miglior portiere, eccetera, 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 Fulgore Fernandes ha preso il suo premio, dai, basta così, stop, e un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, e sempre, ma sempre, Diva Maghreb, Diva Maghreb, Diva Maghreb, è contento, sono veramente contento per l'Argentina. L'ho ripetuto 6.000 volte e adesso basta. Ciao ciao ragazzuoli.